Oggi video dedicato ai rimedi naturali. Vi preparerò una maschera autoabbronzante alla carota. Questa maschera è fantastica, avevo letto la ricettina su un blog di una ragazza l'anno scorso, però non mi ricordo il nome della ragazza, quindi mi dispiace, non posso citarla. Però è semplicissima ed è efficace. È una maschera autoabbronzante, però è anche in grado di donare più colorito alla pelle dopo un paio di ore d'esposizione al sole. Quindi è fantastica. Gli ingredienti sono facili e facilmente reperibili. Sono due carote belle grandi che io precedentemente ho fatto bollire, le ho tagliate a rondelle, le ho schiacciate con una forchetta, un cucchiaino di miele e un cucchiaino di crema idratante. Io sto usando questa qui della Dr. Organic al cocco ed è super idratante. Quindi io vi consiglio sempre, essendo un prodotto naturale che facciamo a casa, vi consiglio di usare una crema idratante viso bio. Allora, quindi, come vi dicevo, ho schiacciato con una forchetta le carote. Ora, è facile facile, andrò ad aggiungerci un cucchiaino di miele. E andrò a mescolare con un cucchiaino di plastica, se ce l'avete ancora meglio in legno, così non andrà ad alterare gli ingredienti. Io purtroppo di legno non ce l'ho e lo uso di plastica. Andiamo a mescolare le carote con il miele. Quindi la carota, come sapete, è ricca di carotenoidi e, come tutti gli ortaggi colorati, è ricca di vitamine antiossidanti A e E. Quindi mangiate le carote soprattutto nel periodo estivo anche, che fanno benissimo alla pelle. E mescoliamo bene, uniamo questi due ingredienti. Poi il miele, come sappiamo, è super nutriente, quindi fa benissimo alla pelle. E infine vado ad aggiungere un cucchiaino di crema idratante per il viso. E continuo a mescolare bene. Come vedete è tipo una poltiglia, eh? Giusto, è normale che sia così. Cerchiamo di amalgamare bene insieme gli ingredienti. Questa è ottima per chi come me è bianca e vuole dare un po' di colorito alla propria pelle, oppure anche prima dell'esposizione al sole potete usarla perché veramente intensifica l'abbronzatura. Ecco qui, vedete, si stanno amalgamando bene tutti gli ingredienti. E così. A questo punto andiamo ad applicarla sul viso con le mani. Su tutto il viso con le mani, e se dovete lasciarla agire tre quarti d'ora, un'ora, quindi vi consiglio di farla prima di andare a letto. Dopodiché, passate tra quelli 45 minuti o i 60 minuti, regolatevi voi, risciacquate bene. Io vi consiglio di usare un dischetto struccante o con l'acqua o con del tonico. Dopodiché fate riposare la pelle almeno per una quindicina di minuti e vi renderete conto subito che il vostro colorito sarà più acceso, più vivo. Niente, questa era la mia ricettina di oggi, spero che vi piaccia, spero di essere stata utile a qualcuna di voi. Io vi assicuro che la uso. Vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!